Chiamo pertanto l'oggetto numero 208, processo in atto di riordino delle competenze e delle funzioni delle province, intendimenti della Giunta regionale riguardo al ruolo e alle funzioni degli addetti dei corpi di polizia provinciale. Interroga il consigliere Buconi, risponderà per la Giunta l'assessore Paparelli. Prego, consigliere Buconi. Grazie. Sì, il tema è il riordino delle province. Nello specifico rivolto un'interrogazione partendo dal fatto, così una brevissima desamina dell'attuale Corpo di Polizia Provinciale, come ho riportato una particolarità, la Polizia Provinciale di Perugia nel panorama delle polizie italiane, per la forte consistenza attuale del Corpo, altre province sono molto più, diciamo così, snelle. Un'altra particolarità, credo, sono le funzioni a cui negli anni sono stati chiamati gli addetti del Corpo di Polizia Provinciale, cioè al di là di quelle attribuite per legge, li abbiamo visti molto presenti in giro per il territorio, manifestazioni, presidi, guardianie e quant'altro, quindi anche con una grossa estensione, diciamo così, del ruolo e delle funzioni. Preoccupazione perché rispetto alle cose che si stanno succedendo a livello nazionale, incertezza sul destino e sul ruolo della Polizia Provinciale. Comuni restano, sciolgono, area vasta, altri corpi. Sicuramente ci sarà un problema. Le funzioni, quelle istituzionali di legge cui ha preposto il Corpo di Polizia Provinciale, domani da chi verranno svolte? Ne penso una su tutte, piccola, marginale, ma comunque importante, che ha a che fare con il territorio. Penso per esempio alle competenze in materia di caccia e pesca o comunque alle competenze in materia ambientale. Quindi intendo interrogare la Giunta regionale per conoscere, nei limiti del possibile, quale tipo di futuro si prefigura per quanto riguarda appunto il destino del Corpo e degli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, soprattutto chi svolgerà le funzioni che doveva o che dovrebbe svolgere il Corpo di Polizia Provinciale e, diciamo da ultimo, se non approfittiamo anche del riordino per ridefinire puntualmente le funzioni e riportare il Corpo di Polizia Provinciale ad occuparsi delle funzioni istituzionali cui doveva essere preposto. Grazie. Grazie consigliere Buconi, anche per il rispetto perfetto dei tempi. Per la Giunta l'assessore Paparelli, prego. Grazie Presidente. Ma diciamo il tema dei dipendenti della Polizia Provinciale che afferiscono alle province, così come i precari dipendenti dei centri per l'impiego e della formazione professionale o quelli della viabilità o quelli che svolgono altro tipo di funzioni, credo che non possa che essere un tema da affrontare in maniera unificata. Peraltro su questo tema c'è anche una differenza di quello che è accaduto in questi anni nelle rispettive province. Solamente riferendomi alla polizia locale, a Terni abbiamo nella provincia di Terni 14-15 agenti, in provincia di Perugia abbiamo oltre 110 agenti, quindi diciamo con un'evidente anche disparità nell'esercizio, nel completamento degli organici, ma anche nelle funzioni evidentemente che poi sono state assegnate e che svolgono. La legge 56 di riordino delle province, perché ti è passato un messaggio, diciamo, da questo punto di vista sbagliato, non c'è l'abolizione delle province, c'è l'abolizione con la legge 56 delle province come le abbiamo conosciute e c'è l'ente di area vasta che ha funzioni definite, quali la viabilità, quali l'ambiente e quali le altre funzioni che si inseriscono perfettamente nel quello che è il ruolo del Corpo di Polizia provinciale, che è quello della salvaguardia ambientale in materia di rifiuti, l'utilizzo delle acque e protezione dell'inquinamento, la protezione della fauna e quindi del controllo del prelievo venatorio e della pesca e codice della strada e la sicurezza della circolazione. Queste materie rimangono tutte alle province. Quindi è evidente che io, se dovessi, vedremo quale sarà l'esito della legge di stabilità, degli emendamenti e del milleproroghe, nel quale noi ci stiamo impegnando insieme ai parlamentari umbri affinché il governo recepisca le
condizioni poste dalle regioni, dalle province, dai comuni insieme per affrontare il tema dei dipendenti delle province in maniera corretta dal punto di vista istituzionale. E per fare questo noi abbiamo bisogno di alcune condizioni che speriamo che il governo accolga, altrimenti si aprirà una fase, diciamo, come dire, critica anche dei nostri di rapporti del complesso delle istituzioni su questo punto e su questa vicenda. Noi abbiamo bisogno di norme che ci consentano di utilizzare i requisiti pre-Fornero per i prepensionamenti a prescindere dalle condizioni, diciamo, finanziarie e dalla necessità di dichiarare gli esuberi, e questo deve valere per il complesso della pubblica amministrazione. Se questo, assessore, la invito a concludere. Le altre condizioni si verificano, noi saremo in condizione di affrontare il tema così come è stato posto. In quella riduzione del 50% di organico saranno i presidenti delle province che dovranno verificare nel disegnare la nuova pianta organica se il numero degli agenti della polizia locale che hanno a disposizione gli serve tutto per svolgere quelle funzioni, con le differenze che ho detto prima tra la provincia di Terni che ci sta e la provincia di Perugia, oppure se una parte di esso dovrà essere dedicato ad altre funzioni o collocato in altre amministrazioni che non potranno che essere in quel caso i comuni, perché noi abbiamo una polizia che deve essere, che abbiamo già unificato anche nei nostri regolamenti in maniera concettuale, ma sono quelle le funzioni che possono essere svolte. Questa partita sarà affidata, diciamo, e è affidata totalmente alle province che sono in campo dentro questo quadro che ho disegnato. Grazie assessore, per una breve replica la parola al consigliere Buconi, prego. Sì, grazie assessore. Diciamo moderatamente soddisfatto della risposta, in quanto mi pare che lei abbia precisato che ovviamente le funzioni dovranno essere ridefinite sulla base stretta di quelle previste dalla legge, le funzioni che restano in capo alla provincia, se andrà avanti l'intenzione che lei riferiva, dovranno essere svolte la vigilanza su quelle funzioni dalla polizia provinciale, che resterà polizia provinciale, chiaramente la partita del numero necessario per assicurare quelle funzioni, mi rendo conto, sta in base alle norme che verranno emanate, così come vedremo se la norma nazionale e la destinazione ai comuni che cosa comporterà. Grazie consigliere Buconi, chiamo l'oggetto numero 192, comprensorio Eugubino Gualdese e comuni della fascia appenninica, necessità di interventi adeguati e straordinari con i prossimi finanziamenti europei. Intendimenti della Giunta al riguardo, interroga il consigliere Goracci, risponderà per la Giunta l'assessore Riommi. Prego consigliere. Grazie Presidente. Questa interrogazione è un po' datata, ma ha ancora tutta la sua validità, anzi a maggior ragione visto che ci sono in queste settimane da parte delle comunità locali, istituzioni, soggetti portatori di interessi quali associazioni di operatori turistici, commerciali, associazioni ambientaliste, sul timore che dopo un'azione positiva che è stata quella di inserire la fascia appenninica tra le aree interne con la possibilità di avere finanziamenti nei prossimi 6 anni europei significativi ed importanti, il dubbio che ciò non avvenga è forte. Dell'interrogazione la seconda parte è stata sostanzialmente svolta, quella di incontri anche importanti, seppur precipitosi. Io ricordo che è stato a Costacciaro anche una figura importante qual è quella del dottor Barca, con il ruolo che ha nel Ministero, già Ministro della Repubblica, però fu fatta in maniera un po' precipitosa. Ma ora quello che mi interessa sottolineare all'assessore, al rappresentante del governo regionale, è che credo sia ben chiaro lo stato e la condizione di quell'area, con la crisi economica sicuramente tra le più forti, se non in assoluto la più forte di questa regione, basta citare Merloni, Flaminia, la crisi dell'edilizia, la crisi che sta arrivando forte oltre a quella della ceramica passata anche quella del cemento. Cioè, se non si avranno risposte che non saranno risolutive e decisive, ma almeno significative e importanti da questo campo, lì si chiude. Nei comuni della fascia,
e quindi tengo fuori per un attimo i due più grandi, Gubbio e Gualdo Tadino, siamo ad un livello di decremento demografico come non si era avuto da decenni. Allora, io credo la invito a concludere. Credo che questa sia un'opportunità che la giunta regionale, il governo regionale dell'Umbria, al di là di vuoti impegni e vuote promesse che a volte si fanno, debba essere percorsa in maniera convinta e convincente. Grazie consigliere Coracci, la parola per la risposta della giunta all'assessore Riommi, prego. La crisi c'è ed è pesante dappertutto, la crisi colpisce le varie aree del territorio nazionale e anche della nostra regione in maniera differenziata. Noi dobbiamo mettere in campo, per quanto possibile, in attesa che altri facciano altrettanto, le iniziative zona per zona e tutte assieme che possono permettere di dare risposta alle difficoltà economiche e sociali che queste vicende comportano. È evidente che l'area dell'Alto Chiascio, chiamiamola con una dizione di qualche anno fa, dell'Ucubino Gualdese e della fascia appenninica, è una delle aree in cui l'impatto della crisi è stato più pesante, ed è stato più pesante per la concomitanza di due elementi caratteristici di quel territorio storicamente. Uno, la crisi dell'elettrodomestico nei suoi vari aspetti, l'Antonio Merloni, come dire, ne è un esempio, ma insomma anche tutto il ciclo legato alla partita delle cappe, alla partita delle componentistiche e quant'altro, che era uno dei piloni industriali di quel territorio come delle vicine Marche. Dall'altro lato, tra Gubbio e Gualdo in maniera articolata, c'è un'incidenza dell'industria delle costruzioni che è nettamente superiore al resto del territorio regionale, ed è evidente che l'industria delle costruzioni, per i noti motivi, è probabilmente il settore produttivo che specificatamente è in maggiore crisi. Detto tutto ciò, consigliere Coracci conosce benissimo quali sono le iniziative. Io mi permetto per un verso di ricordare che quel territorio insieme ad altri è stato inserito dalla Regione non solo nelle aree su cui si sta discutendo, tra l'altro, nelle aree, come dire, interne che nella prossima programmazione comunitaria dovranno essere supportate con specifici strumenti, è uno dei progetti generali della programmazione 2014-2020, ma anche sotto il profilo della disciplina degli aiuti, gran parte di quel territorio è stato inserito, come lo era già in passato, tra le aree ex 87-3C, quelle che hanno la maggiore intensità d'aiuto. Penso che sia utile ricordare, per non farla particolarmente brodosa, e questo è un elemento di comunicazione nuovo, che quindi colgo l'occasione dell'interrogazione del consigliere Coracci, ma insomma per divulgarlo, che nella giornata di venerdì pomeriggio finalmente... Assessore, la invito a concludere. Vabbè, aspetta un secondo però. Le istituzioni regionali Umbria e Marche sono state riconvocate dal governo per la vicenda Merloni, in particolare accordo di programma che riguarda un vasto territorio regionale, ivi compresa le aree in questione, e al di là dei dettagli tecnici dell'incontro, a cui seguirà un incontro con le parti sociali nei prossimi giorni, probabilmente il 12 di gennaio con tutta la vicenda, il viceministro ha comunicato l'intenzione non solo di procedere a modifiche normative con decreto per favorire l'operatività di quell'accordo, che per il momento è stata fortemente limitata proprio dalle carenze normative della legge 181 su cui si appoggia, ma anche di riconfermare la proroga e la dotazione finanziaria, perché l'accordo scadeva nella prossima primavera e quindi è intenzione del governo, come dire, rimanere su questa linea di attività con le modifiche di cui discuteremo ancora più approfonditamente nei prossimi giorni. Grazie assessore, per una breve replica il consigliere Coracci. Grazie presidente, a parte quest'ultima comunicazione mi considero insoddisfatto della risposta. Legga questa mattina un giornale che non gode delle mie più ampie e totali simpatie per tante ragioni, ma reddito per abitante, la classifica dei comuni umbri 2013,
Gubbio, che è il primo di quell'area, è al 32esimo posto. E quindi è inutile che ci diciamo alcune cose e poi non si è oggettivamente conseguenti. Stiamo parlando, siccome quei finanziamenti sono per la manutenzione del territorio, dissesti, qualità ambientali, valorizzazioni, lì parliamo di aree che sono come lei conosce e le possibilità di intervento ci sono. Poi mi rendo conto che molto dipende anche dal tipo di programma, di progetti che le realtà locali, i comuni, le organizzazioni sapranno presentare. Però mi sembra di capire, e lo hanno detto anche colleghi che sono molto più inseriti con voi in questo ambito e molto più ben riportati dal mondo dell'informazione a partire dalla TV dello stesso giornale che ho citato prima, che sono altamente preoccupati per il fatto che circolano voci più che insistenti che le aree individuate, le tre delle aree interne, dove io ritengo che questa sia quella messa peggio, ma non vado a cercare i danni per gli altri, però questa rischia di arrivare, bene che va, medaglia di bronzo. Visto che si parla di Olimpiadi in questa giornata, io credo che se si vuole fare un minimo di politica di riequilibrio, minimo di riequilibrio, quella non può che essere una realtà da tenere in assoluta e prioritaria considerazione, abbandonando l'idea delle litanie del lamento, in questo caso dello sfigometro, perché si parla di dati oggettivi e reali. Grazie consigliere Goracci. Chiamo l'oggetto numero 207, vertenza riguardante la San Gemini Fruit S.p.A. e la Tione S.r.l. Intendimenti della Giunta ai fini del reperimento di soluzioni atte alla ripresa produttiva degli stabilimenti di San Gemini Orvieto, alla difesa dei livelli occupazionali e alla valorizzazione del prezioso patrimonio delle relative sorgenti di acqua minerale. Interroga il consigliere Galanello, risponderà per la Giunta l'assessore Riommi. Prego consigliere. Sì, grazie Presidente. Tione e San Gemini Fruit sono due vertenze che si stanno protraendo da diversi mesi, in un caso per la San Gemini Fruit da oltre un anno, con il fermo produttivo, con alcune decine di lavoratori che stanno ricorrendo agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari. Situazioni per cui non si intravede ad oggi una situazione di sblocco le vertenze stanno precipitando su una strada di non ritorno. Per quanto riguarda la San Gemini Fruit, infatti stiamo alla fine della cassa integrazione straordinaria, si stanno avviando le procedure per la mobilità e quindi il passaggio ad una situazione di non ritorno, e ad oggi non si ha certezza o notizie circa la possibilità di una ripresa produttiva dello stabilimento. Per la Tione di Orvieto è stato avviato lo smantellamento di una linea produttiva che determina il valore di quello stabilimento, per cui anche qui si rischia che, se non c'è un'inversione di tendenza da parte del Tribunale, che è il soggetto che sta gestendo al momento questa situazione rispetto ad alcuni interessamenti aziendali che ci sono state per la ripresa produttiva di questo stabilimento, si rischia che anche qui, nel volgere di poco tempo, ci ritroveremo in una situazione anche qui di non ritorno. Quindi due vertenze che rischiano di ormai passare ad una situazione di blocco definitivo delle produzioni, andando ad aggravare una situazione economica occupazionale già pesante per la provincia di Terni, nonché per gli stessi territori interessati di San Gemini e dell'Orvietano. Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Giunta di sapere con più precisione, perché alcune notizie ce l'abbiamo rispetto all'attività che la Giunta sta producendo, però vorrei capire meglio, nell'interesse dei territori, facendo leva sul ruolo che la Regione svolge in quanto tenutaria delle concessioni dei due stabilimenti, delle acque minerali dei due stabilimenti, quali iniziative si stanno tenendo per far sì che si possa invertire questa situazione e dare quanto prima uno sbocco positivo alle due vertenze in atto, con la ripresa produttiva dei due stabilimenti. Grazie consigliere Galanello. Per la Giunta l'assessore Riommi, prego. San Gemini, come è notorio, ha vissuto una vicenda pesantissima e lunga che si è conclusa, oramai lo possiamo dire, quasi definitivamente con l'acquisizione
della società San Gemini nel suo complesso, ivi compresa la Fruit, che era una controllata di San Gemini dedicata alla produzione dei succhi e che era inoperativa da 3 anni e mezzo prima della crisi. Cioè, nello scorso mese di marzo, adesso le procedure si stanno chiudendo, quelle di carattere concordatario, rimane aperto il tema delle 21, se non ricordo male, unità sul totale delle 133 che non sono state riassunte dall'ambito del progetto Norda di cui dicevo prima. È vero che stanno scadendo gli ammortizzatori normali, negli scorsi giorni, perché noi ci abbiamo un impegno a cercare di costruire, come dire, una ripartenza, abbiamo avuto un ulteriore confronto con le organizzazioni sindacali, lì si sta lavorando su due profili. Uno, credo, perché me lo hanno preannunciato, che da parte della società che ha rilevato le concessioni nei prossimi giorni verrà presentato un progetto sperimentale che potrà avere l'utilità, se approvato, di interrompere il decorso della procedura di uscita dagli ammortizzatori, e questo sarebbe un primo obiettivo per mantenere in piedi un percorso. Secondo, stiamo lavorando, perché noi in questi mesi abbiamo continuato a verificare se vi possano essere, e sembra che alcuni interessi si siano manifestati, iniziative imprenditoriali ex novo nella diversificazione che potrebbero interfacciare quel bacino di carattere occupazionale. Dico al consigliere Caranello, come lui capisce perfettamente, fino a che questa roba non la si formalizza è bene non fare nomi, cognomi e indirizzi, perché rischiamo di produrre l'effetto opposto. Per quello che riguarda Tione è situazione radicalmente diversa. Tione è in procedura di concordato in continuità, ma di fatto la continuità produttiva è inesistente oramai da molti mesi. Usando un eufemismo, credo che nella giornata di ieri vi sia stato un incontro, per capire la gravità della situazione, tra il giudice delegato alla procedura e i rappresentanti delle società che avevano Tione e l'altra, presentato un'ipotesi di concordato. Ovviamente è un altro mestiere, la regione, che è l'unica che si occupa in tutta Italia di questa roba, diciamola così, che segue le procedure, non sa niente, anche se ringrazia sempre la pregevole collaborazione dell'autorità giudiziaria di Terni su queste procedure, perché è di grande efficace collaborazione. Sembrerebbe che gli avvocati della Tione abbiano chiesto al giudice un mero rinvio, sembrerebbe, perché il deposito degli atti ancora non c'è stato, che il giudice si sia riservato, il collegio si sia riservato per la decisione. Tradotto dal giudiziario, stiamo a un passo, poi valuterà l'autorità giudiziaria, dalla dichiarazione di fallimento, nel senso che la riserva serve per pronunciarsi sul punto, se esistono ancora le ragioni per dare fiducia a quell'ipotesi oppure no. Assessore, che questo, deve concludere. Un attimo, faccio subito. Detto che questo è nella piena ed esclusiva sovranità del procedimento concordatario e fallimentare che è in capo all'autorità giudiziaria, quello che noi possiamo dire per il lavoro del tavolo di crisi è che, oltre che l'iniziativa di cui si discute dentro il concordato, sono state anche recentemente riconfermate disponibilità da parte di altri soggetti, anche nell'ipotesi, come dire, ulteriore, che potrebbero rappresentare una scialuppa di ripartenza, o l'una o l'altra, dell'attività produttiva. Siccome, come si dice, è l'ultima delle due interrogazioni, immagino, permettetemela in questa maniera, che come per San Gemini, anche per Tione, se le autorità competenti per tempo avessero verificato i presupposti da tutti i punti di vista della qualità di alcuni soggetti imprenditoriali, forse sarebbe stato meglio. Per una breve replica la parola al consigliere Caranello, prego.
Sì, soddisfatto che mi sembra dalle cose sentite che ci sia la giusta attenzione e impegno nel seguire le due vertenze. L'auspicio è che questo impegno continui nei prossimi giorni, perché appunto i tempi sono particolarmente stretti e abbiamo assolutamente necessità di capire quanto prima la direzione che in qualche modo si intraprende. Su questo disponibilità, diciamo, a continuare anche a collaborare. Grazie consigliere Galanello. Chiamo l'oggetto numero 213, decreto interministeriale del 28 novembre di quest'anno, modificazione del regime di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli in zone montane, iniziative che la Giunta intende adottare ai fini dell'ottenimento di revisione del decreto medesimo. Interroga il consigliere Lignani Marchesani, risponderà per la Giunta l'assessore Cecchini. Prego i colleghi e il pubblico di consentire un svolgimento normale della seduta. Prego consigliere Lignani. Grazie Presidente. Al contrario di altre volte in cui le mie interrogazioni volevano avere un aspetto giuridico-amministrativo, mi rendo perfettamente conto che questa è un'interrogazione di tipo prettamente politico, perché è di tutta evidenza che in questa materia la Regione in maniera diretta può fare ben poco. Ma bisogna anche togliere i paraocchi e dire con tutta chiarezza che la maggior parte delle regioni italiane, ivi compresa ovviamente l'Umbria per tradizione, sono dello stesso colore del Presidente del Consiglio, dello stesso colore politico. E il Presidente del Consiglio si sta divertendo a giocare sulla pelle degli italiani, millantando grandi risultati e andando giù invece con tasse con cui il ceto medio non può più confrontarsi, a cominciare dagli agricoltori, che vengono tassati con questo nuovo decreto ministeriale non nelle loro rendite, che già erano minime, lo sappiamo bene, ma nei loro possessi. Quanta gente oggi, come nelle case, ha terreni agricoli che non sono coltivati direttamente o che non sono adibite ad aziende agricole per terzi? Tanti, perché l'agricoltura non rende più, come molti hanno case sfitte e hanno trovato tasse di IRPEF messe sul tappeto e sul tamburo, perché chiaramente da qualche parte bisogna spremere. Ora, non bisogna prenderci in giro. Io ho letto, e vado alla conclusione, anche di recente, parlamentari del PD, assessore Cecchini, Umbri, che hanno cantato vittoria perché questa IMU sui terreni agricoli di sopra di fatto dei 280 metri, perché di questo parliamo, non verrà più messa. Non è vero, sappiamo bene che è stata rinviata a gennaio e che potrebbe avere, anzi molto probabilmente avrà, effetti retroattivi. Qualcosa di vergognoso del merito, ma anche squallido del metodo e nella dizione della legge. Non è possibile che si paghi in relazione alle tasse, alla altitudine della casa comunale, e così abbiamo terreni pianeggianti che andranno a non pagare e terreni montani che invece andranno a pagare. La provocazione dei sindaci di Pietralunga, Umbertide, che dicono trasferiamo la casa comunale rispettivamente a Candeleto e a Pregio. Non si può normare in questa maniera e oltretutto non possiamo accettare questo ulteriore balzello. Grazie consigliere Lignani Marchesani, risponde per la Giunta l'assessore Cecchini, prego. Sì, grazie consigliere, risposta amministrativa e non politica. Ognuno di noi ha avuto un proprio premier al governo del paese e sicuramente se è in queste condizioni, con le sue casse messe come sono, la responsabilità non sarà solo di Renzi. La verità è che l'auspicio anche mio è che il prezzo di questa crisi, mettendo insieme le azioni, mi auguro che il governo dimostrerà che a pagare non siano sempre gli stessi, e quindi su questo siamo d'accordo, come siamo d'accordo sull'auspicio che quello che il governo non solo rinvii ma riveda questo provvedimento, perché di fatto va a colpire quell'attività, l'agricoltura, che tra l'altro lo stesso governo Renzi ha rimesso in contrapposizione con il passato, quindi in controtendenza con il passato, al centro del modello di sviluppo da costruire in questo paese, e che da questo atto sicuramente ne riceverebbe uno schiaffo.
Noi come Umbria, prima del decreto del 6 di dicembre, solo Bastia non aveva l'esenzione, quindi pagava l'IMU, mentre tutti gli altri comuni erano esentati. Con il nuovo provvedimento, di fatto solo i comuni sopra i 600 metri sono esentati e in Umbria non sono così tanti, sono tanto per dire 18 comuni stanno sotto i 281 metri, 67 comuni tra i 281 e i 600 e 7 comuni umbri stanno oltre i 600 metri, quindi solo 7 comuni umbri sarebbero completamente esentati, mentre sotto i 280 metri quindi pagherebbero tutti e la fascia più ampia, che è quella tra i 280 e i 600, pagherebbero, cioè sarebbero esentati i coltivatori diretti, quelli che svolgono l'attività agricola a titolo principale. Noi come Regione abbiamo contestato questo decreto, come Commissione Politica Agricola, come assessori sia dell'Umbria ma anche l'Emilia Romagna ma anche altre regioni abbiamo chiesto di metterlo all'ordine del giorno. E la settimana scorsa la Commissione si è incontrata con il Ministro Martina, che ha preso l'impegno intanto di chiedere il rinvio e cosa che è avvenuto, il sottosegretario ha annunciato che sarebbe stato rinviato il pagamento dell'IMU e così è stato. Domani l'avremo di nuovo all'ordine del giorno in Commissione Politiche Agricole, perché l'impegno che ha preso Martina con il Governo è di condividere con le Regioni e quindi attraverso anche lo Stato Regioni una nuova modalità di applicazione dell'IMU, dal momento che comunque i 350 milioni di euro previsti dal gettito comunque stanno allocati nella posta del bilancio. Grazie Assessore, per una breve replica la parola al Consigliere Lignani, prego. Sì, grazie Presidente. Assessore, io la ringrazio per la disamina tecnica e statistica, ineccepibile, avere elementi di conoscenza è sempre importante. Avrei tutti gli strumenti per dichiararmi insoddisfatto della sua risposta, perché dov'è che non mi tranquillizza? È evidente, quando ha detto questi 350 milioni da qualche parte devono pure scappare fuori. Però mi faccia concludere, io le do ancora, non io che non conto niente, ma penso la platea, la comunità di tante persone che hanno timore di questa ennesima mazzata, tra l'altro retroattiva, di un impegno reale, concreto delle regioni e un comprendonio difficile, perché non l'ha mai avuto, del governo, di capire che tasse retroattive non si possono mettere e non si può spremere un limone che già non ha più succo. Quindi, risposta politicamente inquietante, perché è chiaro che questi soldi, lei ha detto che devono scappare da qualche parte, ma le do il beneficio di inventario del suo impegno, che spero possa continuare non solo con determinazione ma soprattutto con successo. Grazie. Grazie consigliere. Chiamo l'oggetto numero 214, Expo 2015 a Milano, promozione della Regione Umbria, iniziative della Giunta al riguardo. Interroga la consigliera Rosi, risponderà per la Giunta l'assessore Bracco. Prego consigliera Rosi. Grazie Presidente. Intanto con questa interrogazione vorremmo sapere come si svolgerà, dato la manifestazione Expo 2015 che si svolge dal 1 maggio fino al 31 ottobre e sarà uno degli eventi considerati di un'esposizione a livello universale, insomma volevamo chiedere come si pone, come si va a collocare l'Umbria, la Regione, ma soprattutto quali sono le intenzioni della Giunta regionale per conoscere tutte le iniziative al riguardo che intende mettere in atto e a promuovere soprattutto tutto il territorio regionale con la partecipazione dell'Umbria a Expo 2015, quali sono, anche perché su questo argomento, su questa Expo ne parla il mondo, ne parla insomma il mondo intero, ma l'Umbria ancora è in silenzio, per cui volevamo sapere quali erano le intenzioni della Giunta. Grazie. Grazie consigliera Rosi, per la Giunta l'assessore Bracco, prego. Le intenzioni della Giunta le dichiaro subito, che la Giunta ormai sono dal luglio del 2013, da quando il governo ha coinvolto le regioni, è impegnata nel progetto Expo. Dicevo, la Giunta è impegnata dal luglio 2013 sul progetto Expo, da quando per la prima volta il governo
e la società a cui è affidata la gestione dell'Expo hanno deciso di coinvolgere le regioni, che fino a quel momento erano rimaste fuori. Il coinvolgimento era per una presenza al Padiglione Italia per costi abbastanza elevati, cioè si chiedeva il pagamento per una settimana di 300.000 euro e per una settimana di protagonismo di 400.000 euro. Le regioni, dopo una lunga trattativa, sono riuscite ad ottenere alcuni sconti, ma per quanto riguarda la regione dell'Umbria noi ci siamo limitati ad accogliere nel Padiglione Italia soltanto due settimane, tra la fine di luglio e i primi di agosto, due settimane di presenza della regione all'interno del Padiglione Italia. Ma questo non esaurisce la presenza della regione all'interno dell'Expo, perché insieme alle altre regioni stiamo organizzando una serie di eventi, sempre all'interno del Padiglione Italia, dedicati ai temi fondamentali dell'Expo, cioè nutrizione, sostenibilità, futuro del pianeta e sviluppo dei problemi della nutrizione. E stiamo organizzando appunto alcuni eventi in cui l'Umbria è presente. Oltre però alle due settimane, quindi abbiamo rinunciato alla settimana di protagonismo, cioè noi stiamo lavorando per altre presenze della regione all'interno dell'Expo. Cioè una, noi saremo presenti all'interno della Fondazione Triulsa, cioè Casina Triulsa, che è una cascina che è dentro l'area dello Expo e che è destinata prevalentemente al terzo settore, quindi alle la cooperazione e le associazioni non governative. Cioè all'interno di questa cascina Triulsa noi avremo degli spazi, una mostra permanente sull'Umbria, e avremo degli spazi per promuovere varie attività, e ci costa molto meno che la settimana all'interno del Padiglione Italia. Inoltre siamo impegnati a sostenere i produttori umbri al Padiglione del Vino, che saranno presenti con il sostegno della Regione, e saremo impegnati a sostenere i produttori umbri nel cluster del cioccolato, dove ci sarà uno spazio destinato al distretto del cioccolato umbro, Perugia-Umbria sarà, insieme a Modica-Sicilia e Torino-Piemonte. Inoltre stiamo immaginando alcune attività fuori Expo. Accanto al lavoro, però, all'interno dell'Expo, cioè all'interno dello spazio Expo, stiamo lavorando anche a una serie di attività in Umbria che siano capaci di attrarre i visitatori che visiteranno il nostro paese nel periodo dell'Expo. Ad esempio, sabato ho incontrato dei importanti operatori cinesi, i quali hanno già acquistato 500.000 biglietti e pensano di acquistarne 1 milione per venire in Italia, con i quali noi immaginiamo di stringere rapporti per attrarre flussi di cinesi in Italia. Noi organizzeremo molte cose, molte in compartenariato con altri soggetti. Mi limito a segnalare due cose. Primo, l'Università ha presentato un ottimo progetto. Assessore, le invito a concludere per cortesia. Ha presentato un ottimo progetto di iniziative da promuovere sia a Milano che nella nostra regione, che noi pensiamo di recuperare, infatti in un rapporto molto intenso con l'Università. Secondo, abbiamo chiesto alle altre alle associazioni di categoria, agli enti camerali e al sistema degli enti locali di cooperare insieme alla Regione, perché fino adesso soltanto la Regione ha garantito un finanziamento per quanto riguarda la presenza umbria dell'Expo e lo svolgimento di iniziative in Umbria in occasione dell'Expo. Grazie Assessore Bracco, prego collega Rosi per la replica. Bene, grazie Assessore, speriamo che tutto questo impegno, tutto questo lavoro che è iniziato nel 2013 possa portare un lancio per la nostra regione dell'Umbria, e mi auguro che non soltanto i prodotti del vino siano quelli portati all'interno dell'Expo, ovviamente il cioccolato, però l'Umbria ce n'ha, il settore dell'agroalimentare sono diversi, soprattutto
quando parliamo, quando, dato che l'Expo ovviamente parla dell'argomento salute, alimentazione, e questi sono i due elementi per noi, sono diciamo il traino per quanto riguarda questo comparto della regione, insomma, dell'Umbria. Ci auguriamo che questo impegno sia proficuo e che ci aggiorni, diciamo, nell'evoluzione, insomma, nel proseguo, per capire come stanno andando e come vengono investiti i soldi dell'Umbria. Grazie. Grazie collega Rosi. Chiamo l'oggetto numero 196, problematica all'interno dell'ospedale di Foligno determinate dalla gestione superficiale pressapochista da parte della dirigenza della azienda ASL numero 2. Intendimenti della giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere Monni, risponde la presidente Marini. Prego collega Monni. Grazie presidente. Presidente Marini, riparliamo spesso della situazione dell'ospedale di Foligno. Vorrei iniziare ricordando che quell'ospedale è stato già sottoposto a un attacco mediatico tramite le vicende di Salitopoli e evidentemente tutte queste vicende di Salitopoli ancora non sono bastate alla dirigenza dell'AS2 perché continuano a gestire l'ospedale in modo imbarazzante. È stato mio premura in questo tempo, questo periodo, di occuparmi delle varie vicissitudini di questo ospedale, che ritengo che sia il momento che la giunta regionale, anche se a scadenza di mandato, prenda provvedimenti nei confronti del direttore generale. Le volevo ricordare alcune, presidente. Presidente, mi segue? No, perché. Ah, grazie. Alcuni passaggi che il direttore generale ha fatto in quest'ultimo semestre, iniziando dal CERT che ha creato grossi problemi a Foligno, passando per la famosa cartelle cliniche lasciate nei corridoi dell'azienda mettendo a grave rischio la privacy dei pazienti, passando ancora alla situazione delle circolari fatte dai capo sala nei confronti delle ferie dei dipendenti dell'ospedale stesso, dove veniva chiesto di non andare in ferie, anzi veniva impedito di andare in ferie nonostante le ferie residue che ammontano a tante ore e nonostante che il direttore sanitario aveva chiesto agli stessi di fare degli straordinari marcando che potevano recuperare quegli straordinari, poi annullandogli il recupero e anche il pagamento delle ore in più fatte al lavoro. Per poi finire alla vicenda abbastanza imbarazzante, perché poi riguarda la salute di tutti quanti noi umbri, la vicenda del primario di chirurgia. Collega Monni, la prego di concludere. Detto tutto ciò, io ritengo che sia opportuno che lei, Presidente, anche in veste di Assessore alla Sanità, prenda provvedimenti una volta per tutti nei confronti del Direttore Generale. Dunque vorrei sapere che cosa intende aspettare. Ah, mi ero dimenticato anche del caso del primario di Narni. Vorrei sapere che cosa aspettate prima di prendere provvedimenti, almeno per il bene dei cittadini che coprono la zona dell'ASLUE. Grazie. Grazie collega Monni. Prego Presidente Marini per la risposta. Allora, rispondo all'interrogazione che mi pare abbia carattere squisitamente politico da parte del consigliere Monni, tanto che ha collezionato un numero imprecisato di interrogazioni e mi pare evidente che non abbia particolarmente in simpatia il direttore generale dell'ASL 2. Però credo che questa è l'aula consiliare, quindi rispondo nel merito. E nella parte strettamente patrimoniale vorrei ricordare che l'attuale direttore generale è direttore generale dal 1 gennaio 2013 della ASL 2, comprendente l'ex ASL 3 di Foligno e l'ex ASL 4 di Terni, che tutte le scelte patrimoniali sono frutto non solo di atti amministrativi e di indirizzo della giunta regionale, ma di leggi che il Consiglio regionale ha approvato negli anni 2006, 2007 e 2008 sulla gestione del patrimonio immobiliare regionale, compreso l'uso dell'ex ospedale
di Foligno come del Fondo Monteluce, che sono due vicende distinte e diverse, perché su Monteluce per complessità, per coproprietà insieme all'università si è scelto un'operazione immobiliare di valorizzazione del patrimonio, e per l'ex ospedale di Foligno si è valorizzata la dismissione, la riqualificazione e la messa a disposizione del sistema sanitario, pur in una formula pubblico-privato che io sottolineo importante e positiva per chi l'ha pensata allora e per la realizzazione che oggi andiamo a gestire dopo l'apertura proprio nelle settimane scorse della struttura e dei servizi ospedalieri. Su altri punti delle interrogazioni noi abbiamo già risposto, sia per quanto riguarda quello della privacy, dove io credo che dovremmo fare attenzione anche alla responsabilità delle direzioni delle strutture complesse, di chi ha la responsabilità della gestione delle strutture complesse dei singoli reparti, non solo della direzione generale o della direzione sanitaria, e che, come abbiamo risposto alle interrogazioni, perché se non erro lei ne ha fatta una specifica su questo, così come ne ha fatta una specifica su Narni, sulla quale abbiamo risposto e non sono ravvisabili dalla direzione della sanità ma neanche dalla giunta regionale nessuna inadempienza in capo alla direzione generale. Quindi le considerazioni che le fa legittime sono di natura politica, ma non affondano su comportamenti in violazione dei doveri, dei compiti e della funzione, e non sono riconducibili, voglio dire, anche agli aspetti, questi sì più complessi, della rete dei servizi che quella struttura sanitaria, la ASL, deve garantire, e né tantomeno alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della ASL 2, che invece è condotta secondo criteri di appropriatezza, di efficienza e di efficacia che forse altre aziende italiane vorrebbero. Quindi le considerazioni di natura politica rimangono tali e da me non sono condivise, motivo per il quale non ci sono elementi che possano interrompere il contratto in essere con il direttore generale. Grazie Presidente, prego collega Monni per la replica. Allora, innanzitutto Presidente, non ho nessuna antipatia nei confronti del direttore, perché le garantisco che se io l'incontro non so neanche come è fatto, dunque grazie a Dio. Dunque non sapendo neanche come è fatto, la mia è una valutazione politica, non conoscendolo neanche personalmente, dunque tengo a precisare questo. E spesse volte quando uno fa opposizione e mette il dito nella piaga è facile dire da parte vostra tu ce l'hai personalmente, no non ce l'ho perché ripeto non lo conosco grazie a Dio, e tra altre cose gli suggerirei anche una cosa, giri per l'ospedale di Foligno e senta come è soprannominato il suo direttore generale. Nonostante questo lei non mi ha risposto sul primario, non mi ha risposto sulle ferie residue che non sono state né pagate né fatte recuperare. Sta di fatto, concludendo, che dico, lei continui a tenere questi direttori generali. A Perugia avete perso anche per qualche responsabilità di qualche direttore generale. Lo tenga, perché almeno abbiamo molte più chance di vincere anche alle regionali. Grazie. Procediamo con l'oggetto numero 204. Necessità di urgente revoca in autotutela da parte della Giunta regionale dell'effettuata nomina con curriculum ad assetto variabile del componente di spettanza della Regione Umbria in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria delle Marche. Intendimenti della Giunta medesima al riguardo? Interroga il consigliere Zaffini, risponde la Presidente Marini. Prego, collega Zaffini. Grazie Presidente. L'interrogazione verte sulle circostanze che hanno portato alla nomina del componente di spettanza della Regione Umbria nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico. Le circostanze in vero abbastanza divertenti che hanno portato all'individuazione dei requisiti di questa persona hanno indotto il sottoscritto a definire il curriculum del soggetto individuato ad assetto variabile, nel senso che fino ad una certa ora della giornata di deposito della nostra interrogazione
il curriculum era impostato in un certo modo, successivamente nel sito dello zooprofilattico questo curriculum ha subito importanti integrazioni, chiamiamole integrazioni, tali da tentare, senza riuscirci peraltro, di attribuire al soggetto individuato i requisiti mancanti. Ora, spiego a beneficio di chi ci ascolta velocissimamente che è cambiato il numero dei componenti di questo organo da 5 a 3. Contemporaneamente sono cambiati i requisiti richiesti per partecipare a questo organo e in particolare i nuovi requisiti prevedono il possesso di una comprovata professionalità nella sanità pubblica veterinaria e nella sicurezza degli alimenti. Ora, mentre precedentemente i requisiti previsti per la nomina erano assolutamente più generici e recitavano scelti fra esperti di organizzazione e programmazione, ovvero in materia di sanità, quindi una nomina a maglie estremamente larghe. Ora, il soggetto individuato, del quale ovviamente non faccio il nome, ma insomma la Presidente lo conosce, quindi non serve che glielo ricordo, adduce a riprova del suo possesso dei requisiti il fatto di aver svolto, collega per Zaffini, alcuni la prego anni, ho finito, aver svolto per alcuni anni il ruolo di presidente di questo consiglio d'amministrazione. Ora, il tutto, Presidente, è veramente sgradevole e lo è in particolare in un pezzo della sanità pubblica regionale che è l'Istituto Zooprofilattico Umbria Marche, dove c'è una ricorrente abitudine a prendersi gioco delle regole e ad approfittarsene, come si suol dire. Ci sono illustri precedenti che non stiamo qui a ricordare, Zaffini, la prego. Per cui io credo che sull'Istituto Zooprofilattico qualcosa di serio vada fatto, Presidente. Grazie collega Zaffini, prego Presidente Marini per la risposta. Sì, in riferimento all'interrogazione sul potere di nomina, come è stato richiamato, la legge regionale, le due leggi regionali, insomma, coincidenti, che hanno modificato ed aggiornato la normativa, hanno previsto i criteri ed i requisiti per le nomine. Vorrei ricordare che il potere di nomina dei rappresentanti della Regione Umbria in seno al CDA dell'Istituto Zooprofilattico Umbria e Marche, e questi sono i membri del Consiglio di amministrazione, quindi che hanno funzioni essenzialmente di gestione amministrativa dell'Istituto, che sono requisiti diversi e distinti da quelli richiesti invece per il direttore dell'Istituto Zooprofilattico, dove anche il carattere tecnico ovviamente dell'incarico prevale. Il potere di nomina è un potere che compete agli organi, in questo caso la Giunta regionale, e che sono assunti con una modalità che ha un carattere ovviamente pubblicistico, discrezionale e fiduciario sulla base del curriculum presentato. Il nome da noi indicato nella persona del dottor... Fiduciario, lei vada a vedere le norme che disciplinano, generali, che disciplinano la rappresentanza nei consigli di amministrazione di spettanza della Giunta regionale, e vedrà che il carattere è discrezionale e fiduciario, perché sono i membri dei consigli di amministrazione di cui la Regione, Giunta regionale, risponde dal punto di vista anche dei controlli sulla gestione, e come tali sono anche fiduciari. Sono anche, ogni qualvolta c'è una nomina di gestione amministrativa, e anche fiduciaria. Il dottor Lilli, che ha un'esperienza, il curriculum è quello acquisito agli atti della Giunta regionale, e la Giunta regionale ha nominato il dottor Lilli acquisendo il curriculum
sottolineando, lo voglio dire al Consiglio regionale, che il dottor Lilli era il presidente uscente dell'istituto zooprofilattico, requisito accanto al curriculum non secondario, nel senso che avendo ricoperto quella funzione alla guida dell'istituto zooprofilattico costituisce anche parte integrante del suo curriculum, al pari della competenza in materia sanitaria che ha per le funzioni che svolge in ambito della sanità regionale, quale peraltro farmacista e laureato, diciamo, in scienze farmaceutiche. In secondo luogo, l'esperienza condotta alla guida dell'istituto zooprofilattico, la qualità del bilancio e dell'attività di programmazione e di investimento che l'istituto zooprofilattico di Umbria e Marche ha realizzato in questi anni, anche negli anni di presidenza del dottor Lilli, sta a significare che il dottor Lilli credo che abbia tutte le competenze e requisiti per proseguire anche in questo incarico. Quindi il curriculum è coerente con la legge, le esperienze professionali sono coerenti, ma sul dottor Lilli c'è un di più, che è anche il presidente uscente che ha gestito per alcuni anni in veste di presidente l'istituto zooprofilattico, e i bilanci, le attività di investimento, l'organizzazione e le attività svolte in ambito delle competenze sanitarie dimostrano che lo ha fatto con competenza ed efficienza. Prego, collega Zaffini, per la replica. Ma presidente, dispiace questa dispiace che lei risponda in questo modo, così definire superficiale è veramente poco. Mi perdoni, presidente, ma la legge recita esattamente questo. Scelti tra esperti muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente e aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica, veterinaria e sicurezza degli elementi. Il dottor Lilli, il cui nome ha fatto lei, e io riferisco il nome che ha fatto lei, faceva il presidente di questo organo in virtù di una legge che recitava: scelti fra esperti di organizzazione e programmazione, ovvero in materia di sanità. Allora lascio a chi ci ascolta la capacità di giudicare. In realtà il dottor Lilli nel suo curriculum di importante c'ha solo che ha fatto il componente del Consiglio di Amministrazione di Coop Umbria e di Coop Centro Italia, l'assessore e il consigliere comunale del PD, non so di quale partito, del PD? Sì, lo conosce bene Rometti, appunto. Del comune di Gubbio, e il fatto di essere stato presidente di quell'organo in virtù di una legge precedente e molto più blanda e molto più ampia non costituisce nessun titolo e nessun requisito a ricoprire l'incarico di consigliere. Grazie collega Zaffini. Chiamo l'ultima interrogazione, oggetto numero 212. Ritardi nell'affidamento del servizio di emergenza sanitaria 118 presso la ex azienda USL numero 3, insostenibilità del proseguimento dello svolgimento del servizio medesimo per le associazioni di pubblica assistenza, tempi previsti perché tale servizio venga affidato. Interroga la consigliera Monacelli, risponde la presidente Marini. Prego, collega Monacelli. Sì, presidente, la storia evidentemente è datata, perché in data novembre 2012 la vecchia ASL 3 dell'Umbria ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea un bando di gara ristretta per affidamento dei servizi di trasporti sanitari, non sanitari, di collegamento tra le strutture e i servizi dell'azienda sanitaria ASL 3 dell'Umbria. Questo periodo contrattuale sarebbe stato di 4 anni, oltre a un'eventuale proroga di 6 mesi. Che cosa è successo? Che la storia è un po' fatta di percorsi altalenanti. Tra i requisiti richiesti erano state inizialmente estromesse le associazioni di volontariato, poi successivamente, a seguito di una richiesta di autotutela da parte della Croce Bianca di Foligno, sono state
reinserite. Ma al momento l'aggiudicazione risulta ancora in stand-by e la stazione appaltante non sta dando seguito agli adempimenti successivi. Peraltro ricordiamo che accanto a questo è intervenuta anche la modifica organizzativa delle ASL, l'ASL 3 non di fatto giuridicamente non esiste più, ma il problema permane. Tant'è che il rapporto d'affidamento in essere con specifica convenzione tra la vecchia ASL 3 e le associazioni di pubblica assistenza è scaduto addirittura al 31/12/2011. A sua volta era stato anche successivamente prorogato perché era scaduto addirittura nel 2009 e dunque era pubblicato nonostante queste proroghe si era arrivato al 2012 e da proroga in proroga siamo arrivati ad oggi a fine 2014. Ma le associazioni che hanno in affidamento la postazione del 118 H24 con lo stesso importo peraltro forfettario del 2010 segnalano il fatto di trovarsi di fronte a delle difficoltà con il rischio pesante di interrompere il servizio che attualmente stanno svolgendo. Per cui in sintesi, come si intende procedere per ciò che riguarda l'affidamento del servizio 118 e se si vuole evidentemente tenere conto peraltro della sentenza che nel frattempo ha emesso la Corte di Giustizia Europea l'11 dicembre scorso che riconosce la legittimità di una convenzione tra l'ASL 5 della Liguria con l'ANPAS della Liguria per il trasporto sanitario di urgenza e emergenza con affidamento diretto. Quindi qual è l'iter burocratico e i tempi previsti per sanare questo problema? Grazie. Grazie collega Monacelli, prego Presidente Marini. Ma intanto dobbiamo precisare che dopo la legge regionale 18 del 2012 e la costituzione delle nuove aziende sanitarie che sono nate dalla fusione delle quattro precedenti aziende sanitarie, la Giunta regionale ha fatto un atto di indirizzo che per tutte le procedure attinenti gli acquisti di beni e servizi e le nuove convenzioni si fossero espletate procedure integrate ed omogenee di ambito aziendale anche ai fini dell'efficienza e dell'efficacia. E quindi nel caso della ASL specifica a cui lei fa riferimento, nei due ambiti territoriali di Terni e Foligno l'azienda ha dovuto sottoporre la necessità di riportare ad unità le gare e le procedure che erano in corso in relazione alle gare complessivamente intese, comprese questa, al fine di poter espletare un'unica procedura valida per tutto l'ambito territoriale di competenza della ASL 3. Peraltro voglio dire che nel caso in specie l'ASL 2 ha lasciato sostanzialmente inalterato l'impianto di capitolato che era già stato redatto per l'ASL 3, anche se si è posto la necessità di rideterminare la base d'asta, rettificare il bando, riaprire i termini di presentazione delle istanze al fine di questa procedura nell'ottica di una maggiore efficienza e efficacia sia del servizio sia delle parti finanziarie. Vorrei anche evidenziare che questo è il punto centrale, che la Giunta regionale, onde evitare che su un servizio così importante, cioè quello dei servizi di trasporto sanitario e non sanitario e di collegamento fra le strutture e i servizi dell'azienda USL Umbria 2 come di tutta l'Umbria, proprio perché abbiamo situazioni differenti, in alcune aziende sono previsti per esempio per l'emergenza di 118 ambulanze e personale di diretta emanazione delle aziende sanitarie, in altre abbiamo servizi in convenzione sia per il trasporto sanitario sia per il trasporto non sanitario. Faccio riferimento a tutte le attività di trasporto di tecnologie, di ausili, eccetera, all'interno del servizio sanitario. Si tratta di un unico capitolato. Su questo la Giunta regionale, onde evitare che arrivassero in gara soggetti
che potevano avere requisiti più bassi di qualità di efficienza. Vorrei dire che abbiamo anche strutturato un apposito delibera e determina volta ad accreditare le strutture, quindi con una procedura di accreditamento che è il presupposto per fare affidamenti eventualmente diretti del servizio tra le strutture che sono accreditate, procedura che è in corso. Dall'altro lato, la ASL 2 con determina dirigenziale del 2014 ha avviato la procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di trasporti sanitari e non sanitari, che è suddiviso in 4 lotti della durata di 24 mesi rinnovabili per ulteriori 24. Vorrei evidenziare che si tratta di un servizio centrale anche in termini finanziari oltre che sanitari, perché la gara è di 13 milioni e 860 mila euro per i primi e complessiva di 27 milioni 720 mila qualora si arrivi, diciamo, all'utilizzo dell'intera 24 più 24. Si è fatta l'approvazione del bando, i documenti della fase di prequalifica, quindi siamo nel corso delle procedure. In riferimento al secondo punto che lei solleva, per quanto riguarda la Croce Bianca e la Stella d'Italia, che peraltro ho ricevuto anche personalmente nei mesi passati, loro hanno un atto di convenzione limitato all'appalto del soccorso e del trasporto infermi con l'ambulanza nella rete dell'emergenza, quindi diciamo gestiscono una parte di questo intera procedura. Presidente, la invito a concludere. Ho finito per rispondere sull'ultimo punto. Vorrei dire che il contratto in essere del 2010 consente il rinnovo del contratto con le rivalutazioni Istat che sono state previste e liquidate, comprese quelle dell'anno 2014, e consegno la documentazione al consigliere Monacelli. Grazie. Grazie Presidente Marini. Prego collega Monacelli per la replica. Apprezzo la ricostruzione che è stata fatta, i passaggi indicati dalla Presidente, che hanno peraltro messo in luce e rettificato alcuni aspetti direi poco condivisibili che nel frattempo si erano venuti a determinare, quale per esempio che l'aggiudicazione della gara sarebbe dovuta avvenire esclusivamente col criterio del massimo ribasso, un criterio molto discutibile peraltro visto che si tratta di un servizio di emergenza e urgenza. Non ho ben capito alla fine, stringendo i tempi definitivi, quali saranno, anche se si lascia intendere che dovrebbe essere in conclusione, in via di conclusione. Prendo atto comunque delle spiegazioni in questo momento intervenute e auspico davvero che si riescano a tutelare e contemplare le diverse urgenze, anche tenendo conto che le questioni segnalate dalla Croce Bianca di Foligno e dalla Stella d'Italia sono anche portatrici di esigenze e di situazioni che riguardano il personale che tra l'altro collabora con predette associazioni che si potrebbero trovare in gravi difficoltà economiche. Grazie.